Dopo il momento dedicato al Barolo con il master sul Barolo, ci ritroviamo con Mauro Carosso, che è il delegato della Regione Piemonte dell'AIS, nonché responsabile della didattica, per parlare del principe questa volta dei vini. Prima il re, il Barolo, ora il principe, il Barbaresco. Ma non solo, perché poi attraverseremo il Tanaro e parleremo anche di un altro grande rosso di queste terre, Piemonte, Langhe, provincia di Cuneo, un grande vino, il Barbaresco. Raccontalo a loro. Certo, abbiamo organizzato la seconda parte di questo master, che avrà il suo completamento il prossimo anno con le zone dell'Alto Piemonte, quindi Barolo in primis, quest'anno Barbaresco e Roero, il prossimo anno l'Alto Piemonte. Quindi siamo nelle Langhe, ovviamente, abbiamo dedicato un approfondimento importante a queste due denominazioni, che vedono come vitigno il Nebbiolo, declinato nei 3-4 comuni, Neive, Barbaresco, Treiso e una parte del comune di Alba, San Rocco, Senodelvio, atti a produrre il che è la zona di produzione della DOCG, e la DOCG atta a produrre appunto il Barbaresco, certo. Mentre per quanto riguarda invece la zona del Roero, lì abbiamo comunque sempre il Nebbiolo nella denominazione Roero, che prevede la tipologia rosso appunto a base di Nebbiolo, quindi è una zona ovviamente più vasta, quella degli 11 comuni del Roero, e per una produzione ovviamente minore rispetto al Barbaresco come numero di bottiglie, però comunque sempre due grandi territori per questo grande vitigno. Ecco, un grande vitigno che ha chiaramente delle varie espressioni, perché passando da Barolo, passando da Barbaresco e da Roero abbiamo sfumature completamente diverse. Concentriamoci un attimo su Barbaresco. Ho visto che stavate spiegando a chi segue il master chiaramente le differenze fondamentali del terroir. Certo, diciamo che ormai è acquisito il concetto che siamo in una condizione importante per la viticoltura, data da diversi fattori. I fattori principali sono ovviamente il suolo, ecco perché siamo andati in queste tre uscite a verificare e anche approfondire la posizione delle vigne, la tipologia dei terreni e soprattutto le varie grandi menzioni geografiche, qui le MGA come sono definite dal disciplinare, che hanno riportato nel disciplinare gli antichi nomi dei vigneti, che sono anche portati ovviamente nelle bottiglie. È un territorio importante per la storia, ma soprattutto per delle condizioni particolari per la viticoltura, la geologia, quindi i suoli, il clima, la posizione, l'altitudine e poi da non dimenticare anche assolutamente la mano dell'uomo, quindi quella che è la vinificazione, che in questi anni ovviamente si è perfezionata e ci ha dato dei grandi vini.